Buongiorno a tutti e benvenuti su T-Games. In questo video daremo un'occhiata a 20 nuovi videogiochi in uscita per le varie piattaforme che, sebbene siano relativamente poco conosciuti, potrebbero rivelarsi come titoli dalla solida qualità artistica. Prima di proseguire, se i nostri video vi piacciono e non volete perdervi i prossimi, considerate di supportarci mettendo un like e iscrivendovi al canale. E se c'è qualche titolo che cattura particolarmente la vostra attenzione, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Detto ciò, partiamo quindi con la lista. Sand è un vasto gioco PvP-PvE a mondo aperto, in cui si esplora un pianeta caduto. Il giocatore dovrà costruire gigantesche macchine per conquistare un ambiente ostile, pieno di anomalie mistiche, monumenti e altri giocatori. The Casting of Frank Stone racconta la storia di un gruppo di giovani amici alla scoperta dell'eredità inquietante di Cedar Hills, una città alterata per sempre dal suo passato violento. Spend enough time in my line of work, realize every place has got its demons. Think that belongs to the boy you're looking for? You can't shoot a movie in here. This is a condemned steel mill, Mr. Rivera. I suggest you immediately vacate the premises. And you do not, under any circumstances, set one foot back here in the Cedar Still Mill, ever. In Supernatural si trova il detective Wyatt alle prese con un mistero agghiacciante mentre indaga sulla scomparsa di una cameriera. This fucking time, I won't let anyone escape. Macabre è un'esperienza di gioco unica che fonde elementi di azione furtiva, horror e cooperativa in un genere che gli sviluppatori definiscono stealth extraction horror. Your mates just stumbled into a rift. Think of it like a bubble of endless timelines, each different from the last. The problem is, entering a rift is a one-way ticket, and we need to figure out how to escape. Needless to say, I've been here for quite a while. And that means I know what I'm doing. Ah, right. The weird crawly thing. Well, it's hard to say, but I'm pretty sure it's a fourth dimension. In Kingmakers si torna indietro nel tempo in un'epoca medievale devastata dalla guerra con un vasto arsenale di armi moderne da soli o in co-op. I don't know where he's from. But if you think you can stop him, you're already dead. Nested Lands è un gioco di ruolo survival in un mondo medievale post-epidemia, pieno di crudeltà e disperazione. Bisognerà costruire un insediamento, padroneggiare abilità e sopravvivere da soli o in modalità cooperativa online. Level Zero Extraction è un gioco horror ad estrazione PvP e PvE con coinvolgenti combattimenti FPS. Il giocatore intraprende pericolose spedizioni di ricerca del tesoro da solo o con una squadra. Now, competing megacorps all over the world are sending mercenaries to retrieve this research data by all means necessary.
That's where we come in. Scholar's Mate è un'esperienza horror coinvolgente in prima persona che mette il giocatore nei panni di Judith, una giovane donna che si risveglia nelle tetre strutture di un ospedale psichiatrico. In Sirens si veste il ruolo di una sirena e si dà la caccia alle creature marine più pericolose che abbiano mai nuotato nelle profondità degli oceani. Voin è un action GDR sviluppato da una sola persona, in cui si interpreta uno dei servitori elementali creati da un potente mago per purificare il mondo da una piaga devastante che ha consumato la vita. Nell'anno 2035, un cataclisma apocalittico ha rimodellato il mondo, lasciando dietro di sé una ghiacciante terra desolata conosciuta come permafrost. Bisognerà quindi adattarsi all'inverno perpetuo cercando risorse, cacciando animali rari e creando strumenti essenziali per sopravvivere. Project T è uno sparatutto PvE cooperativo attualmente in fase di sviluppo, in cui i giocatori dovranno utilizzare camion, talismani e ogni arma a disposizione per esplorare i pericoli di questo regno e combattere un feroce esercito di mostri. Slithered è un videogioco action horror in terza persona creato da Bokeh Game Studio, casa di sviluppo indipendente fondata dall'autore Keiichiro Toyama insieme a ex colleghi di SIE Japan Studio. In Little Nightmares 3 si seguirà il viaggio di Low ed Alone alla ricerca di un percorso che possa condurli fuori dal nulla. Rise of Rebellion è un gioco di ruolo d'azione in cui si dovrà sopravvivere sul campo di battaglia, padroneggiando le tattiche profonde delle armi da mischia e la magia derivante dalla terra.
Contingent è un gioco di combattimento corpo a corpo RTS, ambientato nella tarda Britannia romana. Si concentra su combattimenti grintosi, basati su abilità combinati con una guerra di massa basata sull'intelligenza artificiale. X-Killer è un gioco western futuristico con una trama ambientata in una sequenza temporale alternativa post-apocalittica. Mouse è uno sparatutto grintoso e intriso di jazz con uno stile di animazione retro in cui bisognerà farsi strada combattendo in una città corrotta piena di criminali e pericoli. The Night Wanderer è un Souls-like basato sulla trama in cui si interpreta un soldato d'élite. Il giocatore dovrà scoprire cosa è successo a una spedizione perduta diretta su un pianeta misterioso in stile medievale. Sword ablaze. They said he came out of the Fright Wastelands. Shaped by depraved thoughts. A shadow followed him. A shadow who sang of war. In Dragon King The Banish, il giocatore vaga per un mondo corrotto dal sangue dei draghi che hanno fatto apparire creature malvagie. He has returned. The great beast. An ancient terror resurrected. Soon all will know that the war against the dragons begins again. E anche per questo video è tutto. Grazie a tutti per la visione, un saluto a tutti e appuntamento al prossimo video.